4 maschietti e 4 femminucce. Non c'è disparità di genere per quanto riguarda i nuovi nati al policlinico nel giorno più particolare del 2024. Questi bambini e bambine sono nati infatti il 29 febbraio, data che compare in calendario una volta ogni 4 anni. Dal reparto di ginecologia e ostetricia i medici assicurano che nessuno ha dato peso al giorno. Per ogni famiglia che ha dato il benvenuto al nuovo nato c'è stata solo una grande festa. Il 29 febbraio, come tutti i giorni dell'anno, ha portato i suoi nuovi nati e abbiamo avuto 8 nascite, quindi assolutamente in media sui numeri che abbiamo noi qui al Policlinico di Modena. Una sola paziente ha avuto il taglio cesareo, mentre le altre 7 hanno partorito spontaneamente. Sono nati 4 maschi, 4 femminucce e tutti i bimbi, tutte le mamme stanno bene. Posso dire, nessuna ha notato che il bimbo stava nascendo il 29 febbraio, la felicità ha prevalso su qualsiasi altro sentimento. La possibilità di nascere il 29 febbraio è una su 1461, tanto che solo lo 0,07% della popolazione nel mondo spegne le candeline in questa giornata. Tra i bambini che rientrano in questa bassissima percentuale, da ieri c'è anche il piccolo Lorenzo, che ha fatto la gioia di papà Mario, mamma Caterina e della sorellina Vania. Solo oggi sta sorgendo il dubbio su quando fare la festa al bimbo, negli anni non bisestili. Mamma e papà sono certi che alla fine il 29 febbraio per lui non sarà un problema. Lo festeggeremo ogni anno e ci sarà l'anno che festeggeremo dal 28 all'1 e l'anno che faremo il carnevale di Rio, 28, 29 e 1 per mantenerlo. Magari non ci darà tanta importanza oppure dirà mamma, perché non c'è il mio giorno, però se adottiamo la tecnica del 28, 29 e 30 è 1, non 31. Certo. Diciamo che l'apprezzerà, insomma.